torno vado subito da Carabinieri, dopo anche chiamo mia figlia, dopo guardiamo. Questo ha detto il papà di Saman Abbas, la ragazza pakistana scomparsa da un mese a Saverio Migliari del resto del Carlino. Ma gli inquirenti non gli credono, pensano invece che la diciottenne che si era opposta a dicembre a un matrimonio combinato sia stata uccisa e poi sepolta nel campo dietro casa. Colpevoli lo zio, i cugini di cui uno fermato in Francia e forse anche i genitori ora in Pakistan. E certamente le ricerche si stanno concentrando soprattutto nelle adiacenze dell'immobile, però abbiamo verificato tutta l'area e parliamo di un'area particolarmente estesa di circa 80 ettari. Il papà dice che la ragazza sta bene, sarebbe in Belgio, a voi risulta in qualche maniera? Purtroppo no, purtroppo non ci risulta. E i pochi vicini di casa sono esterrefatti. Si fermava, ma giusto una volta o due si è fermato a fare due chiacchiere, ma perché se la mamma aveva bisogno traduceva quello che diceva la mamma, perché la mamma non parlava italiano, ma una brava ragazza, brava e bella, una ragazza normale. Ma Saman, prima che una ragazza, era una pakistana e doveva rispettare le regole, uscire poco, sposarsi a tempo debito e andare a scuola le era proibito. Il fratello andava a scuola a Novellara, ma non ha mai fatto iscrivere la ragazza, mai, diceva sempre che studia online. Abbas era quasi un amico, veniva qua, bevevamo un goccio assieme, portava la pizza, bravissimo a lavorare, ma bravissimo. Io penso da 15 anni, portare qua la famiglia vuol dire che tu vuoi fare integrare la famiglia. E poi cioè, salta fuori dopo che il sindaco di Novellara dice che ci sono state delle osservazioni nelle scuole che tante bimbe non arrivano forse alla terza media, spariscono prima, a una certa età non sono più qua. La famiglia è qua, ma loro non ci sono più. Perché?